Si intitola Orizzonti, l'ultima opera inaugurata nell'ambito del programma del primo MURAP Festival Muri per l'Arte Pubblica a Pescara. L'iniziativa, nata dalla collaborazione del Comune e della Fondazione Aria, con l'intento di fondere arte pubblica e riqualificazione urbana, rigenerando quartieri cittadini, proprio come con il murale dell'artista lancianese Antonello Max, inaugurato questa mattina nel quartiere Zanni a Pescara. Alessandro Sonsini, direttore artistico del MURAP Festival, spiega al TG8 il valore dell'evento. Oggi inauguriamo l'intervento che abbiamo fatto a Zanni. Zanni è uno dei tre luoghi della città dove siamo intervenuti. Siamo intervenuti sui piloni dell'asse attrezzato, siamo venuti a San Donato e qui abbiamo fatto un'operazione leggermente diversa dagli altri due siti, perché abbiamo pensato che sarebbe stato utile abbinare l'intervento di muralismo urbano ad un'operazione di riqualificazione urbana, perché siamo convinti che da questo connubio può partire un'operazione di rigenerazione sociale. L'artista, che ha realizzato questo murale è l'unico abruzzese tra tutti quelli coinvolti. L'artista è Antonello Max, è l'unico abruzzese dei quattro artisti che abbiamo coinvolto in questa prima edizione di MURAP Festival. È un artista lancianese, ha questo stile molto particolare e devo dire ha avuto il merito di aver interpretato in maniera egregia le indicazioni che sono uscite da un lavoro di ascolto che abbiamo fatto, perché quello che ci ha rappresentato non è stato solamente frutto della sua fantasia, lui è stato l'interprete di alcune esigenze, alcune indicazioni che il quartiere ha manifestato nel lavoro di ascolto che abbiamo organizzato. Il titolo dell'opera è Orizzonti, e il ragazzo che vedete rappresentato è simbolicamente uno dei tanti ragazzi che Gianni Cordova negli anni 70 ha sottratto alla tossicodipendenza. E questo racconto è uscito proprio dagli abitanti del quartiere. Quindi Antonello ha pensato bene di immaginarlo seduto su una Vespa degli anni 70 che guarda lontano, appunto perché è uscito da questa condizione. E attorno a lui ci sono una serie di personaggi veri, perché quelle persone, quei pagliacci che vedete, sono degli artisti del Circo Tachimiri che Gianni Cordova aveva coinvolto negli anni 70 per fare un'operazione terapeutica. E la signora che balla è una delle mamme Coraggio, che sono appunto quelle mamme che hanno difeso questa realtà. Contestualmente è stato anche inaugurato un giardino di quartiere a beneficio della comunità, come racconta Carlo Masci, sindaco di Pescara. Allora, noi abbiamo creato in questa zona di periferia Zanni un quartiere che è stato sempre poco curato, le amministrazioni sono state disattente rispetto a questa realtà, un'area che abbiamo concordato insieme ai residenti, cioè abbiamo chiesto quali erano le loro esigenze e nell'ottica di un progetto fatto insieme alla Fondazione Aria abbiamo realizzato il murales a Zanni come abbiamo fatto a San Donato e come faremo in altre zone della città e in più abbiamo voluto creare questo piccolo parco dove i residenti possono incontrarsi in condizioni sicuramente migliori rispetto al passato.